Sì, ma vedo giusto in tempo. Ho fatto il caffè, ti do una goccia. Sì, sì. Bosco, com'è andata? Oh, abbastanza bene, devo dire. Bella serata ieri sera. Pure lei era tipo abbastanza interessante, abbastanza intrigante. No, mi sono divertito. Quanto zucchero? Mezzo cucchiaino. E tu, Giuseppe? Ti vedo abbastanza turbato. È successo qualcosa? Sono un po' turbato, sinceramente. Ho sognato il mio zio Nicola, il tassista di Bari. Io Nicola di Bari. Ma qual è quel tipo con i capelli lunghi? Bravo, lui. Il sogno in realtà è una storia che gli è realmente accaduta anni fa. Lui era un giovane tassista e spesso me la raccontava quando ero piccolo. Stranissimo. Erano le 23:30, venerdì. Mio zio Nicola era nel suo taxi davanti alla stazione, quasi al termine del suo turno di lavoro. Mentre sfogliava il giornale e fumava le sue morbide Camel senza filtro. Nello stesso istante, una donna scende dal treno. Buonasera. Senta, le dovrei chiedere un favore. Mi potrebbe accompagnare al cimitero? Per un quarto d'ora soltanto. Al cimitero? A quest'ora? No, signora. Io tra un quarto d'ora vado via. Mi dispiace. Sì, lo so, ma è importantissimo. Poi, guardi, le darò un'ottima ricompensa. Mi dispiace, signora. Provi con qualcun altro. Poi, a quest'ora, al cimitero. Io capisco, però è veramente importante. Poi lei è l'unico qui. Mi sembra una persona così comprensiva e disponibile. La supplico, mi aiuti. Ok, l'accompagnerò. Salga pure, salga. Grazie. Mi aspetti qui. Sarò di ritorno fra un quarto d'ora.
signora, sono... Prenda. Un attimo, vedo il resto. Non si preoccupi. È la sua giusta ricompensa. No, no, signora, signora. Per venerdì prossimo. Alla stessa ora. Io ci conto. Per molti venerdì ancora si susseguirono gli stessi viaggi. Al ritorno dal cimitero, la donna era sempre più sconvolta. Mio zio cominciava ad essere sempre più teso ed impaurito. Non gli era mai accaduto. Ma 100.000 lire per ogni viaggio avrebbero fatto cura a chiunque. Signora.